Beh, il titolo del convegno era Politica e confronto. Se noi ci confrontiamo, ragioniamo serenamente, in Abruzzo abbiamo vinto tanto, possiamo tornare a vincere ancora tanto. I soggetti oggi al tavolo mi sembra che siano predisposti, come lo sono stati già in passato, e credo che con serenità, con armonia, confrontandoci appunto serenamente, il centrodestra può tornare a essere maggioranza in regione, in Italia e in tanti comuni a cui ci avviciniamo con le scadenze elettorali della prossima primavera. Io credo che noi abbiamo fatto un'opposizione assolutamente unita in questi 5 anni. Oggi sono stati invitati tutti, voglio dire, chi non è venuto aveva altri impegni evidentemente. Il consenso del coordinatore regionale comunque lo registrate basso, voi che lo avete anche criticato e contestato a volte. Ma guardi, io del coordinatore regionale e il mio coordinatore regionale, quindi spero, voglio dire, che il suo consenso sia altissimo, perché se il suo consenso non è alto, Forza Italia ha dei problemi. Diciamo che senza controprova parliamo di scelte che arrivano dall'alto e che non so fino a che punto hanno una ricaduta di conferma territoriale. Lei ha parlato di frottole, è stato abbastanza duro in una nota dopo un po' di botte e risposta, diciamo. Beh sì, perché l'unità di Chieti è stata raggiunta grazie alla buona volontà locale, voglio dire, di esponenti locali, l'intelligenza di Umberto Di Primio, il buonsenso di Mauro Febo, l'attività dei consiglieri uscenti di Forza Italia e l'assessore uscente di Forza Italia. Ma intanto, per quanto riguarda la parte che la regione Abruzzo, il governo regionale, per dire anche ciò che abbiamo fatto in questo primo anno e soprattutto ciò che non ha fatto il presidente D'Alfonso, il grande mentitore, colui che va in giro raccontando e vendendo fumo e soprattutto svendendo l'Abruzzo, perché insomma ogni volta che si muove vedo che i milioni di euro li promette a tutti, ma insomma poi i territori invece non vedono nulla. Quindi chiaramente credo che queste cose vanno denunciate soprattutto alcune situazioni che stanno secondo me danneggiando il nostro Abruzzo. Noi abbiamo i fondi FAS 2007-2013 che adesso al 31 dicembre scadranno come rendicontazione, che non sono ancora disponibili nonostante lui le promette sul territorio, perché non c'è la famosa rimodulazione rispetto al taglio che il governo Monti allora fece dei famosi 70 milioni di euro. Abbiamo una situazione drammatica per quanto riguarda il sistema sanitario, nel senso che noi abbiamo risanato il bilancio della regione, abbiamo risanato il bilancio della sanità abruzzese, non è che abbiamo risolto i problemi, però andiamo verso quella direzione. Io sono convinto che molti abruzzesi che l'anno scorso hanno votato il presidente D'Alfonso oggi non lo rivoterebbero, perché c'è tantissima delusione, sono stati fatti grandissimi errori. Piacere agli amici degli amici, faccio un esempio: siamo in un territorio così bello e importante come quello dell'Alto Sangro, un territorio che è anche dinamico sotto il profilo economico. Bene, oggi questo territorio vive un dramma di natura sociale come quello della chiusura dei punti nascita, un atto che io ritengo criminale, perché per le popolazioni che vivono in questo territorio, che hanno un inverno rigidissimo, un inverno che dura 7 mesi, pensare di chiudere il punto nascita a Sulmona vuol dire che tante donne in gravidanza rischiano dei viaggi della speranza verso Isernia addirittura, un'altra regione, e questo è un atto gravissimo, un atto che secondo me non possiamo pensare che da qui si possa arrivare ad Avezzano, dove ci vuole 1 ora e 20, o addirittura a Chieti, dove ci vuole anche di più. Questo ritengo sia un atto irresponsabile e gravissimo. E per che cosa? Per dare 8 milioni di euro agli amici degli amici della sanità privata? Io personalmente sono contrarissimo e faccio appello anche ai consiglieri che sono stati eletti la maggioranza e che sono di questo territorio, ma anche di altre parti d'Abruzzo, a combattere questo abominio che ritengo di una gravità assoluta.